Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, ma indubbiamente stasera qui per la festa della Madonna del Piano, presente come ogni anno a questa celebrazione. Il legame di Monsignor Michele Pennisi alla Madonna del Piano? È un legame antico, già da bambino io raccoglievo per la Madonna del Piano e poi sono stato per 30 anni rettore di questo santuario alla cui ricostruzione ho collaborato assieme ai tanti fedeli e quindi torno ogni anno con commozione a visitare questo santuario. Sono contento che Don Salvo Luca, ecco, sta continuando a riprendere il santuario. Ecco, questo santuario che mi richiama appunto ai primi anni di sacerdozio, ma agli anni più belli del sacerdozio, ma mi richiama anche al legame che c'è fra il santuario Madonna del Piano e la tradizione religiosa di Occhiolai di Gran Michele, perché ecco, questo santuario è come l'ombelico a cui è legata anche la città di Gran Michele, ecco, perché la città di Gran Michele è sorta dopo il terremoto del 1693 e mi pare fondamentale che i cittadini di Gran Michele, ma non solo di Gran Michele, tutti il Calatino, ecco, vengano in questo santuario, perché questo santuario, che vuole essere un'oasi di pace, vuole essere innanzitutto un luogo di preghiera e poi un luogo anche in cui c'è un dialogo fra fede e arte, fra fede e cultura, ecco, diventa veramente un punto di riferimento per tutto il Calatino, in modo tale, ecco, che possa essere un luogo di bellezza, un luogo di riflessione, un luogo di preghiera, un luogo anche di solidarietà. Con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Pennisi non posso esimermi di parlare dell'attualità. Monsignor Pennisi ha una responsabilità all'interno della Chiesa per la moralizzazione, diciamo, e per l'educazione all'antimafia. La Chiesa ha assunto da diversi anni ormai questo impegno. Oggi tornato quanto mai d'attualità questo impegno, quello del contrastare il malaffare, cosiddetto per i siciliani la mafia. Sì, certamente voglio ricordare che in questo mese noi ricordiamo la morte di Don Pino Puglisi e la morte di Don Pino Puglisi è una pietra miliare anche dell'impegno antimafia per la legalità della Chiesa siciliana, ma vorrei dire di tutta la Chiesa, perché Don Pino Puglisi è stato proclamato beato e allora è importante, ecco, che noi costruiamo la legalità ogni giorno attraverso i gesti quotidiani, solo in questo modo possiamo pensare di sconfiggere questo mostro che è la mafia con quelle piaghe cancrenose che sono il pizzo, che sono l'usura. È importante, ecco, la mobilitazione di tutti i cittadini, ecco, mi pare importante che in questi anni, soprattutto attraverso le scuole, stia maturando una coscienza di impegno per la legalità, per il bene comune, che certamente è una garanzia anche per vincere la mafia. Ancora per stare nell'attualità, Sua Santità Papa Francesco a mezzogiorno all'Angelus di oggi 6 settembre ha lanciato un monito, comunque un appello a tutto il mondo europeo cristiano, invitando tutte le parrocchie, i santuari, i conventi ad accogliere in questo lasso di tempo, in questo periodo propedeutico all'anno santo della misericordia, fin d'ora appunto una famiglia di gente che scappa dall'orrore della guerra e della difficoltà del vivere, come quelli che sono i paesi arabi e i paesi dell'Africa. La diocesi di Monreale è stata antisignana da questo punto di vista, perché mi risulta, mi corregga se sbaglio, che già si è adoperata con tutti gli immigrati, perché fa una prima accoglienza e poi, ecco, dà un primo soccorso. Sì. Diciamo. Noi innanzitutto come diocesi diamo un primo soccorso accogliendo soprattutto donne e bambini e li accogliamo gratuitamente e poi però ci sono altre strutture legate in qualche modo alla Chiesa, ecco, che ospitano degli immigrati, sia dei minori come degli immigrati. È importante che si sviluppi in Europa una cultura della solidarietà, perché il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno a lunga scadenza per il quale è importante che intervengano tutte le nazioni, innanzitutto sanando i motivi di guerra e di persecuzione che sono in questi paesi, ma poi cercando di accogliere questi nostri fratelli e sorelle. Appuntamento annuale con la festa Maria Santissima Bambina, con il parroco padre Abbotto, a discutere un po' dell'organizzazione, delle manifestazioni, di quanto si sta organizzando nella parrocchia di Sant'Anna attorno a questo evento annuale. Intanto, come dicevamo e abbiamo precedentemente intervistato il professor Chiaromonte, una iniziativa molto importante e di interesse culturale è quella sulla vicenda di Luigi Sturzo e il rapporto con la diocesi di Caltagirone. Come mai avete focalizzato questo argomento, padre Abbotto?
Ma già dall'anno scorso abbiamo voluto fare dei momenti di studio a livello culturale, di riflessione sulla figura di Sturzo. L'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della costruzione della chiesetta voluta da Sturzo nella zona sud di Caltagirone. Ancora questa zona doveva nascere, però Sturzo già pensava a costruire prima la chiesa. E abbiamo celebrato l'anno scorso il centenario della chiesetta. Quest'anno abbiamo voluto continuare questa riflessione di Sturzo perché con un altro tema, Sturzo e la diocesi di Caltagirone, perché anche quest'anno ci stiamo preparando a celebrare un evento diocesano importantissimo, che è il bicentenario della diocesi. E così come a livello diocesano si faranno dei momenti, dei convegni, delle celebrazioni, anche a livello parrocchiale faremo delle riflessioni, dei momenti e delle celebrazioni che ci aiuteranno a vivere questo bicentenario, a prepararlo. Ecco, questo è già un momento forte. All'interno della festa patronale della parrocchia abbiamo voluto anche quest'anno inserire questa riflessione. Sturzo, Luigi Sturzo e la diocesi di Caltagirone. Anche perché noi siamo molto legati a Sturzo. Questa chiesa, quella vecchia, come anche quella nuova, l'ha voluta proprio lui. E si evince questo da un carteggio che c'è, da alcune lettere scritte sia da Sturzo nei confronti indirizzata a Padre Sinatra, sia le risposte che Padre Sinatra mandava a Luigi Sturzo, soprattutto nel renderlo partecipe di come i lavori di costruzione della nuova chiesa procedevano, perché lui era a Roma e non poteva seguire personalmente questo. Il pensiero era sempre qui. Mi piace sottolineare un aspetto. Luigi Sturzo invia una lettera a Padre Sinatra dove lo esorta caldamente a cercare degli spazi per attigui alla Chiesa per i giovani, per aprire un oratorio parrocchiale. E Padre Sinatra si è adoperato a fare questo, tant'è vero che il campetto che c'è qui è stato voluto proprio da un desiderio di Sturzo, e Padre Sinatra scriveva a Luigi Sturzo dicendo: abbiamo realizzato quello che tu hai chiesto. Quindi è molto significativo questo scambio di lettere che manifestano, l'alta spiritualità e l'alta sensibilità pastorale e del prete Sturzo, perché non era solo sindaco, prete Sturzo. Ecco, lui pensava ai giovani, ad una pastorale giovanile, e del parroco Sinatra che e qui presiedeva questa comunità fin dal suo nascere. Quali sono i momenti principali di questa iniziativa legata alla festa della Madonna Santissima Bambina? Ci sono momenti di spiritualità, momenti di relazionalità, ma soprattutto è l'incontro di nuovo, come ogni anno, tra la fede nella Madonna e la partecipazione a questo evento di tutta non solo la parrocchia che le è legata, ma anche dell'intera città. La festa di Maria Santissima Bambina è molto cara alla città di Caltagirone. Qui si celebra questa festa fin dalle origini della parrocchia, quindi quando è nata già la chiesetta già si celebrava la festa di Maria Santissima Bambina, perché hanno voluto legare sia Sant'Anna con la bambinella, no? Caltagirone è legata alla festa della bambinella anche perché il seminario vescovile è come patrona alla festa di Maria Santissima Bambina.
Tant'è vero che l'8 settembre in seminario di città si svolgeva la festa patronale del seminario, che era proprio la natività di Maria. E padre Sinatra, per evitare che queste feste coincidessero, perché si trattava della stessa titolare, Maria Santissima Bambina, ha trasferito la festa alla domenica successiva. Così l'8 settembre si faceva al centro storico, al seminario, la festa di Maria Santissima Bambina, e la domenica successiva si faceva qui. Io quest'anno ho dato l'annunzio che, venendo meno questa motivazione, non c'è più motivo di trasferire la festa di Maria Santissima Bambina la domenica successiva, visto che la festa patronale del seminario è ormai il 21 di novembre, sempre legata a Maria Bambina, ma per cui noi possiamo benissimo celebrare la festa esterna nello stesso giorno in cui si celebra la festa liturgica, che è l'8 settembre. Quindi dal prossimo anno celebreremo la festa di Maria Santissima l'8 settembre. Ma questo mi viene facilitato dal fatto che il prossimo anno, il 12 di settembre, che è il giorno in cui noi celebriamo la fondazione della nostra diocesi, sarà festa per tutta quanta la nostra diocesi, proprio perché ricorre il bicentenario della fondazione della diocesi. L'adolescenza della Madonna, quella che noi appunto conosciamo come madre di Cristo, che valore può avere oggi rispetto ai tanti giovani, alle loro esigenze, alle loro vite e alle loro problematiche? Maria era tutta dedicata al Signore. Noi celebriamo proprio l'angelo la saluta come piena di grazia, no? Perché il Signore era con lei. Dio se l'è creata, se l'ha voluta fin dal momento del concepimento. Noi celebriamo infatti la Immacolata Concezione di Maria. Fin dall'atto del concepimento Maria non è stata mai toccata dal peccato, e senza macchia, ecco, così noi la veneriamo, la tutta pura, la tutta santa. E quindi la sua adolescenza era un'adolescenza di una bambina, di una ragazza normale come tutte le altre. Lei non è che sapeva questo, ma gli era stata data dal Signore. Ma il suo vissuto manifestava questa unicità, questo disegno di Dio su di lei. Il suo vissuto di una ragazza innocente, bella, pulita, che viveva, ecco, il suo quotidiano come tutte le altre ragazze, ma sempre con questo pensiero di essere orientata al Signore. Può essere un punto di riferimento per le giovani di oggi? Sicuramente. Noi, pur essendo Maria dal punto di vista così umano irraggiungibile, noi così c'è un canto che dice Maria è irraggiungibile, perché la sua totale santità potremmo raggiungerla noi dopo, ma non nell'immediato. Questa sua santità alta, completa, totale, può essere sicuramente una luce alle nuove generazioni. Maria, noi la veneriamo come non solo la madre del Signore, ma come la Vergine Maria. Anche la verginità, che oggi è un tema ecco, quasi messo da parte, anche questo è una virtù che dobbiamo recuperare, e guardando Maria chiedergliela come dono, come grazia per le nuove generazioni.
Una vetrina dalle molteplici eccellenze del territorio di Licodia con a capo la regina uva. E questo uno degli obiettivi della 14ª festa dell'uva di Licodia Obea che si è svolta dal 4 al 6 settembre 2015. A tagliare il nastro dell'esposizione è stato il primo cittadino Giovanni Verga, che ha dato il benvenuto alle numerose autorità presenti alla Kermesse, tra i quali i sindaci di Mazzarrone, Scordia e Sancono, e dalla pregiatissima presenza degli onorevoli Rai e Burtone e Angelo Villari, assessore al Comune di Catania. 14ª festa dell'uva che ha voluto porre al centro dell'attenzione i punti di forza del territorio di Licodia, passando dalle mandorle locali alla cicerchia, ceci e fagioli, che hanno fatto da contorno alla specialità locale dell'uva da tavola, che ha trovato nel 2015 un'ottima annata per produzione e qualità. Durante 3 giorni non sono mancati diversi appuntamenti che hanno visto attività teatrali, mostre espositive, manifestazioni di moda, sport e tant'altro. Ulteriori approfondimenti nelle interviste realizzate dalla nostra redazione. Questa festa dell'uva, la 14ª festa dell'uva, ma di fatto la festa dell'uva va avanti da 35 anni. Prima era sagra, si chiama festa perché si è voluto dare un taglio un po' più meno ristretto, diciamo, rispetto al territorio che rappresenta, ma io dico che questa festa, come ho detto, è un messaggio di speranza, dei coltivatori, della gente che è legata al territorio, di questi comuni che ancora vivono e sopravvivono grazie all'agricoltura. Noi attraverso queste feste che appaiono banali, ma non lo sono, perché sono il risultato di tanto lavoro, tanta gente, tanta tradizione, che lavoro e specializzazione che si impiega in questa meravigliosa uva da tavola, dicevo, è un messaggio di speranza che bisogna trasmettere a tutti, perché al di là di tante suggestioni che si vanno magari vaneggiando industrie, no, noi dobbiamo, anche se ce l'ha, ma intanto il nostro riferimento più sicuro, più certo deve essere l'agricoltura. Noi dobbiamo cercare di esprimere quello che sappiamo fare meglio come gente, come cittadini, non solo, ma quello che il nostro territorio può dare. Ebbene, oggi l'agricoltura, secondo me, la grande speranza di ripresa dell'economia, non solo della Sicilia, del Sud. Dobbiamo puntare sull'agricoltura. Mi pare che i dati ultimi delle produzioni, del PIL, ci danno in qualche modo ragione su questa tendenza. Assecondiamola anche con queste feste che sembrano, come dicevo poco fa, banali, ma secondo me hanno un grande messaggio di lavoro e di speranza per la gente. Non c'è dubbio che in questi territori l'attività prevalente continua ad essere quella agricola. Il sostegno dell'amministrazione comunale attraverso le sagre è molto significativo, perché mette in mostra una qualità ed un'eccellenza che può avere le caratteristiche per arrivare a conquistare nuovi mercati. Penso che questa attività a fianco dei produttori ci debba essere anche da parte delle istituzioni nazionali e regionali, perché i produttori possano avere fiducia nell'investire, nel guardare al futuro, possano migliorare le proprie produzioni e comunque contare pure su una serie di agevolazioni che debbono venire da parte delle istituzioni perché i costi possano essere contenuti e possa invece essere finalizzata un'attività di conquista dei mercati. Il nostro territorio è un territorio abbastanza ampio, è un territorio dove ci può essere veramente una forte valorizzazione sia del turismo ma anche dei prodotti tipici e dell'agricoltura. È una realtà ricca, solo che però bisogna fare in modo che ci sia un sistema dove dentro ci sta sia l'agricoltura ma anche i beni culturali, l'artigianato, cioè bisogna fare rete affinché
le nostre realtà possono essere realtà attrattive per quanto riguarda lo sviluppo. La Regione Siciliana, espressamente l'assessorato ai beni culturali, l'assessorato al turismo, ma anche l'assessorato all'agricoltura hanno messo su alcune idee che convergono tra di loro, perché singolarmente si riesce a fare veramente poco, però insieme i tre soggetti possono fare veramente tanto, e questa sinergia si deve essere sia a livello regionale, quindi c'è stata, ma anche poi a livello territoriale e quindi nel nostro territorio. Non ormai, come dire, i piccoli comuni devono anche fare in modo di mettersi in rete e di diversificare le iniziative, perché se non si fa questo si rischia di fare cose importanti però fine a se stesso. Noi abbiamo il bisogno di mettere all'interno del circuito turistico, beni culturali, agricoltura, prodotti tipici, le nostre realtà. La Regione Siciliana in questo è abbastanza attenta, l'assessorato al turismo, ai beni culturali e all'agricoltura in maniera sinergica stanno lavorando in questa direzione. I punti di forza della manifestazione di quest'anno sono sicuramente i produttori e gli agricoltori di Lico di Obea, perché grazie a loro è possibile ogni anno ripetere questa stupenda manifestazione, altrimenti solamente con i fondi comunali sarebbe un pochettino risicato. Poi oltre ai produttori ovviamente anche gli sponsor, quindi questi sono i punti di forza. Poi a livello di spettacoli abbiamo dato il meglio già nelle due giornate precedenti, con uno spettacolo qua in piazza con i Modamaro, e poi ieri praticamente c'è stata una commedia, voi sapete com'è, alla Villa Comunale, che è stata appena rinnovata, quindi è stato la villa strapiena, un bellissimo spettacolo. Questa sera c'è il Fashion Day Tour 2015, quindi si rinnova come ogni anno l'appuntamento con la sfilata di moda, dove sfileranno i bambini, e sfileranno delle modelle locali o comunque del Calatino, del comprensorio. E questo ormai è un appuntamento fisso, ogni anno la gente lo aspetta, quindi lo avremo anche quest'anno. Poi domani ci sarà una giornata molto intensa, domani abbiamo già a partire dalle 4:30 di pomeriggio gli artisti di strada, ci saranno vari artisti di strada, ci sarà un ensemble di batterie, ensemble di tamburi rullanti, poi ci saranno, oltre agli artisti, i cavalli, una sfilata di cavalli. E poi la sera, per chiudere, ci sarà prima la presentazione ufficiale dello Sporting Obea, che è la squadra di Lico di Obea, e poi subito dopo ci sarà il concerto di Danilo Sacco, già cantante dei Nomadi fino al 2011, quindi per molti anni la gente, appena lo sentirà cantare, si ricorderà sicuramente dei Nomadi, perché è stato il sostituto di Dall'Olio praticamente, dal 92 in poi. Certamente è un momento, diciamo così, in cui si celebra il prodotto d'eccellenza che è l'uva da tavolo per Lico di Obea. La nostra economia, il nostro territorio è basato essenzialmente su questo tipo di coltura, nelle varietà più diverse che vanno quindi dalla primizia e quindi dalla Vittoria, dall'Italia e altri prodotti di uva nera. Quello che è importante è che queste occasioni sono anche un momento per ritrovare una certa identità, una certa cultura del territorio, per ritrovare anche un certo orgoglio, una certa spinta per andare avanti. Chiaro che grosso merito va non solo a chi ha fattivamente coordinato questo tipo di organizzazione, ma anche al nostro comitato dei produttori, in particolar modo al signor Tillona, che è sempre disponibile e aperto all'organizzazione di questo evento, proprio perché rappresenta veramente quella che è l'identità del nostro territorio. La chicca di quest'anno è che abbiamo anche la possibilità di pubblicizzare anche una sperimentazione dell'Università di Catania, iniziata anche tramite il consigliere Riccardo Randello, sulla coltivazione del tabacco e su alcune leguminose che potrebbero rappresentare per il nostro territorio il recupero di colture del passato, che sarebbe facile reimpiantare e potrebbero dare anche sfogo a nuove energie, a nuove possibilità commerciali e di sviluppo economico. Inizio in maniera, sono molto propositiva e cercherò, sono al mio primo incarico, diciamo, politico, e sono contenta di essere inserita in un ambito e
con un'amministrazione che rema verso un unico obiettivo, ovvero il bene per il paese, per il nostro paese, e quindi sono felice di aver accettato e di essere qui e partecipare al bene del proprio paese. Anche per Mazzarrone inizia il conto alla rovescia, la prossima settimana anche noi ci prodigheremo in questa grande impresa, impresa titanica che è la valorizzazione del prodotto principe del nostro territorio che è l'uva IGP di Mazzarrone, di cui fa parte anche l'Ecodia dove questa sera ci troviamo. Io colgo l'occasione per invitare tutti i telespettatori del circondario a più non posso, perché ci saranno tre serate veramente importanti, tutte all'insegna della promozione e della valorizzazione. Poi dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista del folklore, non ci faremo mancare nulla, è prevista la presenza di Nino Frassica, Salvo La Rosa, Peppe Castiglia, Rita Botto il venerdì, abbiamo il concerto di Bianca Tizzeo, Maren Gudine, Caccamo e tantissime tantissime prenate. Quest'anno non mancherà soprattutto la celeberrima tavolata dell'uva dove sono previste quasi 14 sculture di uva che verranno realizzate da tutta la gioventù mazzaronese che anche quest'anno si sta prodigando per il nostro festival che è giunto alla 9ª edizione. E grande partecipazione inspiegata, tra virgolette dico, ma sono molto soddisfatto come sindaco degli sponsor, perché quest'anno, ed è veramente la novità principale di questo festival, un festival realizzato soltanto con gli sponsor. Non abbiamo fondi da nessuno, come ormai è noto a tutti, è inutile ripetersi su questo, ma grazie agli sponsor che ci stanno finanziando generosamente stiamo realizzando in tempi di vacche magrissime, oserei dire quasi defunte, questo importante festival che serve per dare volano alla nostra agricoltura, perché ormai il problema non è più produrre, perché siamo un po' bravi tutti a produrre l'uva da tavola IGP, ma il problema è promuovere e pubblicizzare sempre di più. I mercati quest'anno bene o male insomma stanno dando qualche sofferenza nella vendita, ma speriamo che grazie anche a queste iniziative che vengono dal settore pubblico possiamo avere appunto un aumento, un incremento sia dei prezzi e sia e soprattutto, la cosa più importante, della conoscenza delle caratteristiche organolettiche dell'uva da tavola IGP di Mazzarrone, che sapete tutti è un marchio protetto, in modo tale che raggiungerà sempre più consumatori, come già avviene da un bel po' di anni, oserei dire da decenni. L'uva di Mazzarrone, e con un'uva di Mazzarrone intendiamo uva di Licodia, uva di Mazzarrone, di Comiso, tutti i paesi che fanno parte del consorzio IGP, ormai arriva a Dubai, arriva in India, arriva in Russia, arriva dappertutto, con grande ripeto, soddisfazione per i nostri agricoltori, perché non vendendo ovviamente non potrebbero ricompensare le proprie fatiche. Quindi vi aspetto tutti a Mazzarrone e in bocca al lupo alle nostre comunità. I deputati del Movimento 5 Stelle alla Camera Gianluca Rizzo e all'ARS Francesco Cappello denunciano problemi di sicurezza nella REMS di Caltagirone. Nonostante le numerose e ripetute aggressioni subite dagli operatori e nonostante i tentativi e le riuscite evasioni da parte dei pazienti della REMS, l'ASP 3 di Catania, la stessa che ha voluto a tutti i costi ed in barba al rispetto di tutte le normative stabilite dalla legge istitutiva delle REMS, aprirne una a Caltagirone in un luogo ed in una struttura assolutamente non idonea all'ospitalità degli ex detenuti dell'OPG di Barcellona a Pozzo di Gotto, rimane inerte e nessuna decisione è prevista nell'immediato. Che fine ha fatto, ad esempio, chiede Cappello, la graduatoria degli psichiatri approvata con delibera 1283 del 18 giugno 2015? E quali sono le ragioni per le quali l'ASP pare abbia deciso il congelamento della graduatoria e quindi la conseguenziale assunzione del personale necessario alla REMS come previsto dalla legge? È necessario aggiungere il parlamentare e il Movimento 5 Stelle che l'ASP, la Prefettura e l'Assessorato regionale alla Salute rivedano il protocollo d'intesa siglato in data 28 aprile 2015. È necessario però che nelle more il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza torni immediatamente a riunirsi per assumere tutte le necessarie misure per la garanzia della sicurezza. Si è concluso lunedì 7 settembre il secondo campo scuola per ragazzi con diabete organizzato dal 30 agosto a Giardini Naxos dell'ASP di Catania in collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica del Policlinico e l'Associazione Giovani Don Diabete Sicilia. Il percorso vede l'entusiasta partecipazione di 25 giovanissimi di età compresa fra i 12 e i 16 anni. Spesso il campo rappresenta per i ragazzi coinvolti non solo una vacanza educativa, ma anche la prima esperienza di vita al di fuori dell'ambiente familiare e quindi anche un momento di crescita, di maturazione e di autonomia.
Un comunicato stampa del Comune di Caltagirone, la Regione Siciliana ha riaperto i termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Ne dà notizia l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Caltagirone, a cui va presentata la domanda con allegata la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2015 per il semestre luglio-dicembre 2015. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi, certificazione dei centri di riferimento regionali che documentino la diagnosi e certifichino lo stato della malattia e un'autocertificazione attestante lo stato di famiglia. Vi è una rettifica in merito all'istanza di borsa di studio del Comune per l'anno scolastico 2014-2015 con riferimento alla presentazione delle istanze per la concessione appunto delle borse di studio per l'anno scolastico suddetto, si avverte che il relativo termine è stato prorogato fino al 30 settembre del 2015.